detto che l'assoluto è Dio, quando tutto è unitario e trinitario in questo modo, 10 elevato a 0 uguale il prodotto degli opposti 10 e 10 elevato a meno 1, tutto si presenta in potenza e in atto. Ciò che è in atto è nel secondo membro, come la relazione tra il 10 e il 10 alla meno 1, che rappresentano l'essere e il non essere, l'uno e anche lo zero. Bene, Dio combina l'essere e il non essere in tutti i possibili modi. Quindi abbiamo che l'assoluto è un sistema integrale di tutte le possibilità espresse per file singole. Vediamo qui, solo in quattro tempi, che esistono 16 file diverse tra di loro e sono tutti i modi di combinare l'uno e lo zero nei vari modi possibili. Estendendo tutto ciò all'infinito, abbiamo un infinito di ordini che sembrano ognuno per conto suo, ma costituiscono un unico sistema integrale che corrisponde veramente in termini tecnici all'unità e alla onnipotenza di Dio. Quindi la verità telegrafica che risponde alla domanda chi cosa è l'assoluto è tutto il combinarsi possibile tra l'essere inteso come uno e il non essere inteso come zero, che forma un infinito sistema probabilistico che è ed esiste in tutto il suo insieme ed agisce nei nostri confronti esattamente come Dio, come un Dio onnipotente, perché tutti i possibili modi di combinarsi tra l'essere e il non essere sono tutti compresi in un modo assolutamente organico ed integrale. Una sola fila di ordini trova il suo equilibrio attraverso la fila di tutti quanti gli ordini residui, il cosiddetto prossimo come te stesso.